Bentornati con noi, amici di TG Architettura. In apertura andiamo a Milano, dove è stato inaugurato, tra Largo Cairoli e il Castello Sforzesco, Expo Gate, la soglia tra la città e l'esposizione universale, progettata da Alessandro Scandurra. Situato nel cuore di Milano, Expo Gate introduce il pubblico all'esposizione universale per accompagnarlo lungo tutto il percorso della manifestazione. Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20, Expo Gate, oltre a contenere l'info e ticket point, dove ricevere informazioni sulla manifestazione e comprare i biglietti in anticipo, ospita un palinsesto di eventi multidisciplinare e intergenerazionale, focalizzato sulla valorizzazione e sulla messa a sistema delle energie culturali produttive, sia milanesi che italiane, dalla vocazione internazionale. E parliamo ora di un evento al Triennale Design Museum, una rivisitazione inedita della storia del design italiano, con la mostra Il design italiano oltre la crisi, autarchia, austerità, autoproduzione, progetto di Silvana Annicchiarico, che ripercorre tre periodi storici significativi per la produzione nazionale, gli anni 30, gli anni 70 e gli anni 0. Esposta una selezione di oltre 650 opere di autori, tra cui Fortunato De Pero, Bice Lazzari, Franco Albini, Gio Ponti. Per il progetto di allestimento a cura di Filippo Nigro sono stati scelti materiali che alludono al mondo dell'artigianalità e dell'autoproduzione. Un percorso inedito e dinamico aperto fino al prossimo febbraio 2015. E parliamo ora di attualità. Resterà aperta fino al 25 luglio 2014 la consultazione pubblica lanciata dall'Enea in vista degli stati generali dell'efficienza energetica. La giornata dedicata all'energia in programma il 9 ottobre prossimo, nell'ambito della seconda edizione di Smart Energy Expo, che si terrà a Verona dall'8 al 10 ottobre 2014. Attraverso la piattaforma web www.statigeneralieffficienzaenergetica.it si potrà compilare un questionario mediante il quale l'Enea valuterà i contributi presentati al fine di elaborare proposte concrete per l'attuazione della strategia nazionale ed europea sull'efficienza energetica e del piano nazionale per l'efficienza energetica. Ed ora scopriamo insieme un progetto, quello di ampliamento della Cross Stitch House a Melbourne, che si sviluppa a partire dall'esigenza di ampliare la zona giorno e ricollocare gli spazi destinati a cucina e bagno, incrementando la luminosità degli ambienti. Questa è la sfida per lo studio australiano FMD Architects, il cui approccio compositivo intende fare riferimento alla tradizionale tecnica della tessitura. L'idea è stata quella di creare una piccola oasi nel centro della città mediante l'impiego di materiali locali semplici, spazi verdi, specchi d'acqua, nonché attraverso una distribuzione degli ambienti interni che assicura illuminazione e ventilazione naturali per l'intera giornata. E porta la firma del designer Daniel Libeskind il progetto del nuovo padiglione Banche, che approderà nella zona del Decumano milanese, vicino al Lago Arena e Piazza Italia. Vediamo col prossimo servizio di cosa si tratta.